Quindi questa Italia che oggi noi vogliamo magari rappresentare con due parole, saldi invariati, significa che non abbiamo aumentato le tasse, significa che non è aumentato l'indebitamento. E il collega Azzolini è riuscito, come faceva Bonaventura, a risparmiare 1 milione di euro. E quindi, simbolico per carità, significa che nel giro consueto della finanziaria noi abbiamo scritto una piccola pagina di piccoli uomini che fanno il proprio dovere tutti i giorni e che insieme a questa parte del Paese sta camminando in questa lunga marcia che noi pensiamo possa andare dritto verso il bene. Faccio una piccola memoria a me stesso, ma sicuramente il sottosegretario Vegas, non vorrei citare Rutelli per dire con cui abbiamo mangiato pane e cipolla, perché non ha portato molta fortuna a Rutelli e non vorrei che portasse poca fortuna, ecco scusa, cicoria. Noi al nord però non la troviamo la cicoria. Ma disinfetta. Chiedo scusa per questo siparietto. Ecco, noi ci ricordiamo le due finanziarie dei due anni magici del signor Prodi. Qualcuno se lo ricorda? Noi ce lo ricordiamo. Primo giro di giostra, maggiori spese per 27 miliardi. E arrivano dopo i vari giri, 3 miliardi in più. Noi saldi invariati, aumento costi zero, aumento tasse zero, aumento sprechi zero.